Dottor Francesco Di Costanzo, direttore struttura complessa di oncologia medica, azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze e presidente della Federation of Italia Cooperative Oncology Groups e presidente anche del gruppo oncologico italiano di ricerca clinica. Per quanto riguarda i requisiti dei centri autorizzati a studi clinici, quali sono le evidenze? L'Italia è molto avanti nella ricerca clinica. In questo momento uno dei passaggi principali che dobbiamo fare è quello di migliorare la qualità dei centri che fanno ricerca. Noi come federazione, a cui aderiscono 15 gruppi cooperativi, stiamo proprio facendo questo. Vogliamo insieme all'AIFA arrivare a determinare quali sono i criteri per poter partecipare alla ricerca clinica e attraverso questo meccanismo dare una qualificazione che serva anche a muovere tutto il sistema che gira intorno alla ricerca clinica per far sì che questo non sia più un discorso che il ricercatore fa con il fai da te, con la valigetta del fai da te, ma sia un discorso istituzionale che veda la cooperazione di tutte le istituzioni che dalla ricerca poi traggono beneficio. I primi sono gli ospedali, poi i pazienti, poi tutto quello che è compreso anche richiamare finanziamenti dall'estero. Per quanto riguarda le sfide europee, a che punto siamo come Italia? Come Italia, se riusciamo a superare un po' di meccanismi burocratici che ci frenano rispetto agli altri paesi dove questi aspetti burocratici vengono rapidamente risolti, dal punto di vista della qualificazione dei ricercatori e anche delle idee siamo ad un livello che è molto elevato. Molte volte le nostre proposte di ricerca vengono più apprezzate all'estero che in Italia.